Allora, facciamo una frivolezza con Antonella Ricci, che sono le frittelle, dillo tu. Ken, è perché Ken vuol dire allora, piene. Sì, sì. Mia nonna diceva, si facciamo una pastella Ken. Io adoro a pastella. Parla pugliese, è sempre pazzesca. La pastella Ken. E la facciamo con la... È semplice, una ricetta semplicissima, perché lei diceva ciò che tiene in due frigoriferi meat. Nonna, che significa? Ciò che hai nel frigorifero metti. Quindi metti. Adesso in questo periodo c'è, noi sempre le verze che ce l'abbiamo, quindi. Poi tu c'è sempre l'orto, accendi, sì, no? Sì, l'orto c'è sempre, quindi esatto. La verza la tagliuzziamo. Marito proprio. Anche c'è sempre? Sì, 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 c'è sempre. C'è sempre. No, chiedo, sai, perché dopo 25 tempi, anni c'è sempre. 25 anche. Anni, vedi? Sempre, vedi come sala, anche lui c'è, cioè, la moglie ce l'ha da sempre. Hai visto, Sal, come sta bene? Sta bene. Tutto sta bello, sta bene. No? Significa anche che la moglie, diciamo che sì, è brava la persona, no? Sì, sì. Pure no, perché sai, in cucina, con Binotto, sempre lì. Sta sì, bene, pure sta lui. Bene. Sì, sta sì, bene. Sì. E Antone, allora mettiamo la farina, sì, una bella ciotola grande. Ok. La farina. Poi sai che ormai ogni volta che vedo i matrimoni indiani ti penso? Ma vai bene, perché comunque il matrimonio indiano è da vedere. Secondo me una è volta un po' come nella quello vita, mauriziano. Una volta nella vita lo devi vivere, secondo esatto. Me è troppo bello. Poi stare in una vasca da bagno con tutte le signore che ti mettono le mani addosso, lo devi vivere anche. Sì, ma... vivere. Lo devi vivere. Io l'ho vissuto. Ma le tue figlie posso... se magari sposeranno anche loro. Mia figlia, se qualcuno gli mette le mani addosso così, lo sai. Uguale, cioè, ragazze. Non è che sono. Ma senti, ma le tue ragazze sono fidanzate? Allora, no, non sono fidanzate. Non hanno una. Non lo posso dire. Non lo puoi dire. Ecco, vabbè, allora. Binotto, già quello è geloso da parte sua, già di per sé. Ma ormai sono grandi le tue figlie. No? Insomma, quello è sempre geloso. Ma delle figlie è geloso. Di te no. Ma no, che geloso. Allora, Antonella, passiamo. Ma guarda che strade questi uomini sono strani. Allora, la farina. Il formaggio grattugiato. Poi ho messo un po' di formaggio grattugiato. Poi all'interno vado a mettere un uovo. Ok. All'interno. E quindi mettiamo un uovo. Poi da questa parte ho un po' di lievito, no? Ah. Però prima mescolo un po' tutti quanti gli ingredienti. Farina, sì. Formaggio grattugiato, un uovo. Sì. Poi metterò un po' di sale, così lo amalgamiamo bene e non... Mettiamo un po' di sale. E quindi è staccato dal lievito. Pochissimi ingredienti, però sono molto sfiziosi. Antonio, se c'hai magari degli amici a casa che vuoi fare un piccolo aperitivo, no? Sfizioso, certo. Quindi ti metti lì e lo fai. Allora, poi dopo andiamo ad aggiungere questa verza tagliuzzata. Sì. Quindi se la volete un po' più spessa, più grossa, più sottile, come vi piace di più? A me piace un po' così tagliata, un po' che grossa. Deve rimanere deve sentirsi, grossa. Se no... Allora, poi dopo andiamo a mettere un po' di olive taggiasche, oppure olive leccino, cellino, quelle che volete. Però devono essere un po' saporite. Belle saporite. Questa pastella si può fare con tante cose, per esempio anche con il cipollotto fresco, Antonella, no? Cipollotto, oppure col cavolo nero, che questo è il periodo del cavolo nero, cipollotto, cavolo nero, e acciughe, che viene bella. E però è diversa, diciamo, spesso e volentieri mi dicono, no, che magari queste possono essere come le pettole, no? Mm-hmm. Come le pettole, invece sono proprio diverse perché all'interno ci sono le uova. Quindi una volta che ho fatto questo intingolo per bene così, aggiungo l'acqua, che loro comunque nella grafica vedranno l'acqua giusta, quella che certo. È pesata. Quindi amalgamiamo bene. Perché deve diventare bene. Come una specie di pastella, no? Sì. Poi friggeremo, quindi può essere secca. Sì. È una bella pastella che io... Un po' sì, sì, Antonella, devi mettere. La finiamo. Perché è giusta. Sì. E quindi vedete che bella, giusta, giusta così. Poi ovviamente lascerà l'acqua anche la verza, no? Quindi certo. Lascerà l'acqua la verza. Questo impasto che è fatto di farina, uovo, formaggio grattugiato, verza già sbollentata, sì. Tagliata a pezzi e olive... Questa è la nostra scelta, poi potete... E adesso mettiamo un po' di lievito. Mettiamo il lievito alla fine. Sì, perché deve un po' diventare una frittella, se diventa una frittella deve lievitare un po'. Deve lievitare fino al doppio, Antonè. Okay. Quindi dopo prendiamo una pellicola, la mettiamo vicino a un forno, magari così per stare più calda, no? E dopo un'ora e mezza più o meno sarà pronta. Quindi la mettiamo al caldo. Ok. E vediamo come diventa, vedete, questa. Raddoppia proprio, perché il lievito serve a quello. Guardate come diventa, facciamolo. Diventa proprio bella bella. Proprio bella bella.
Sì. Perfetto. Allora, da questa... Anto, mi passi un filo d'olio per favore? Ah, pensavo... Sì, allora, c'è questo. Allora, poi per friggere, Antonè, prendiamo un piccolo, un pochissimo olio da questa parte, lo mettiamo di qua. Io mi tolgo gli guanti perché non so friggere con questi guanti. No, ma perché... Allora, poi... prendo... con le mani. Sì, con le mani. E friggo così, come si fa con le petole. Guarda che bello, guardate il movimento delle mani di Antonella, è bellissimo. Sì, io prendo un pezzettino. Possiamo inquadrare le sue mani, perché è proprio bello il lavoro che fa, guarda, davvero in questo caso con le mani. Poi ogni tanto vi bagnate con l'olio. Olio. E poi friggete ancora. Perfetto, con questa inquadratura si vede proprio il tuo lavoro, grazie Laura. Guarda che bello. Ecco qui. Poi ne mettete non tantissime e poi piano piano adesso andate a girare. Quando arriva giustamente l'olio a temperatura 170 deve essere bello costante, Antonè. E poi adesso prendo un attimo... Puoi lavartene. Sì, mi lavo un attimo le mani giù. Tranquilla. Possiamo farle anche con le CNEL, però, cioè sì, con il cucchiaio, sì, sì, se col uno cucchiaio, non, sa, sì, non ha la manualità che hai tu, perché... Sì, 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 scusa. Perché là... Io non capisco, qui c'è più acqua. No, poco ce n'è, c'è di una acqua. Pressione... Beh, la pressione è poca, invece di là è meglio. E quindi poi prendiamo una schiumarola e le giriamo, no? Piano e piano. E le giriamo. E quindi poi le possiamo servire anche, Antonè, se avete un attimo di tempo, le possiamo servire anche con un battuto di pomodoro, no? Leggermente piccante, anche. Può essere una bella idea. Quindi le giriamo e le rigiriamo fino a quando diventano belle dorate. Fino a quando diventano così? Belle, tanto sì, per devono essere... Ah, aspetta che scotta, eh? Eh sì, perché comunque le ho mantenute nel frigorifero. Nel forno. Scusami, nel forno. Vedete, quando diventano così, voi le lasciate nel forno un attimo, no? Come si conservano? Allora, se tu le metti nel forno a 80 gradi più o meno, le mantieni fino a quando arrivano poi gli ospiti, tu li puoi mantenere nel forno a 80 gradi. Poi con un bel bicchiere di vino. Un bel bicchiere di vino. Tanta roba. Bella così. Bella fresca fresca, nel frattempo invece andiamo avanti e andiamo poi a friggere. Do una proposta. Dimmi tesoro. Certo ci sta qui. Io finisco. Vai avanti a friggere, tanto c'è il Per che ti dà una mano. Va benissimo. E secondo me va benissimo. Lasciamo aperta questa cucina e friggiamo.